Allora, amore, riesci a... Cosa va bene con Stranger of Paradise? Ciao, amici miei! Ciao amici miei, mitici, benvenuti su Twitch, Marco Drums Games. Ce la fai a controllare Leo? Allora. Ciao 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 amici, ciao mitici! Ok. C'è una pubblicità. Guarda, appena entro c'è una pubblicità, eh. Ciao! Ciao amici! Ma Qui ti sento molto bene. senti adesso? Ciao amici! Vai solo un attimo di là, Leo, per sentire se si sente Sì, proprio bene l'audio. è un'immagine di Bitcoin adesso. Vai, fa vedere. Guarda, aspetta, vado qua, Bitcoin, ho aggiunto sondaggio moderatori e richiesta eroe. Richiesta eroe sarebbe che qualcuno spende i suoi Bitcoin per chiederti se può giocare con te. E infatti lo posso costare 1000. Se vuoi abbasso il prezzo. Sì. Abbasso il prezzo. 950? 50 mo. Come? Se gli altri costano 100, 300 Fai euro. 100. Ma guarda che ti danno un botto, eh. Fai 250 mo. Cosa devo prendere? Devi andare di là a sentire se si sente bene l'audio, perché essendo con la cuffia. Ciao ragazzi, benvenuti. Stasera andiamo in live con un altro mega gioco, Day One Edition Strange of Paradise. The Final Fantasy Origin, amici miei. Origin, amici miei. Ok. Perfetto. Ciao Zane Boy, mitico! Mitico, mitico. Mitico. Oh, skies, guys. Eccoci qua. Marco Drums Games e anche altri giochi, eh. Siamo su Gran Turismo e siamo su tanti tanti giochi. Uela Pierpaolo! Grandissimo Pierpaolo! Sono affiliato, amico mio! Abbiamo delle novità però. Abbiamo delle Abbiamo novità! aggiunto i Bitcoin e abbiamo aggiunto la possibilità che li potete spendere per evidenziare le vostre messaggi, bloccare l'emoticon che tra poco le metteremo, inviare un messaggio in modalità solo abbonati, scegliere un emoticon da sbloccare, modifica l'emoticon singola e richiesta eroe, cioè chiedete al carissimo Marco Drums se potete giocare con Sì! lui e sondaggio moderatore. Perfetto. Sì, Pierpaolo! Caspita! Sì, grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti gli amici. È una figata assurda, sono carico, carico! Allora, Pierpaolo, se ti piace Gran Turismo, io lo faccio domani alle 8:30. Stasera ho voluto portare Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, che è in Day One Edition, che esce oggi. Così almeno
portiamo anche un po' di novità, un po' di freezer, un po' di fritz a canale. Sto condividendo la live. Sì, Pierpaolo, dai, 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 che ce la facciamo. Adesso il primo passo è affiliati. Va bene lo stesso. Sì, grande. Dai, anche per cambiare. Poi domani sera torniamo subito sul Gran Turismo, comunque, non è che... Sì. Grande Pierpaolo. Domani sera invece ritorniamo sul mitico Gran Turismo che mi piace un botto. Oggi ho tentato di fare un po' le patenti. Ah, grande Pierpaolo, sei un mito, cazzarola, grandissimo. Adesso vediamo un attimo come intraprendere questo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, perché è la prima volta. No, in realtà ho provato la demo e non era niente male, non era niente male. È il Final Fantasy vecchio, mi piace un sacco questo genere di giochi. Spero di non fare una brutta figura. Adesso partiamo subito. Comunque ti stavo dicendo, grazie, 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 grazie per Paolo. Stavo dicendo che ce l'ho fatta. Grande Kevin, mitico. È la prima live, no, in realtà è la seconda, perché ieri ho fatto la live da affiliato. Ciao amici miei, mitici, andiamo con un gioco nuovo, Day One Edition, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Uscito oggi, Day One Edition, Marco Drums Games c'è sempre. Mitici. Mitici, mitici, mitici. Super Slogan. Ciao, Super Slogan Joy. Ciao, Super. Io chiamo sempre voi amici miei con i primi, eh. Ciao, Super, mitico. Dai che andiamo con Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Se non sei un iscritto, iscriviti subito. Grandissimo, 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 Super. Eccoci qua, dai, dai, dai che partiamo. Ho condiviso un attimo la livettina, così, così almeno la facciamo andare. Poi ragazzi, io domani sera, 8:30, andiamo subito, subito, subito con Gran Turismo. Cioè, andiamo subito, subito con Gran Turismo non vuol dire niente. Però avete capito, dai. Ok, Stranger of Paradise, vai, fight. Oh, allora, visto che la pulcinetina in modalità assistita, no, dai, io non ho giocato il primo Final Fantasy, speriamo di capirci qualcosa. Super, sì, effettivamente, modalità assistita, dai, davvero devo fare la modalità assistita. Le battaglie sono più semplici e non perdi più vita quando finisci fuori combattimento. No, dai, almeno questo. Ciao amici miei, andiamo con un Day One Edition Final Fantasy Stranger of Paradise. Questo è un po' l'inizio, Super. Non penso che facciamo un danno a partire così. Ecco, io devo settare però l'uscita audio. Grande hack and slash world mitico. Grandissimi ragazzi, spero si senta bene perché sto usando le cuffie stasera. Io mi muto sempre amici miei quando ci sono i video, scrivetemi, vi rispondo subito dopo il video. Davvero? Davvero? Dopo vado a vederlo poi Paolo, mitico! Vediamo il trailer iniziale ragazzi, il video che è fighissimo.
Ok, mitici. Allora, Pierpaolo stava dicendo che è uscito il trailer di aspetta che lo leggo. Dead Space Remake. Raga, e lo dobbiamo comprare allora. E lo porteremo in Day One Edition. Dead Space è bellissimo, eh. Dead Space è davvero bello. Io non riesco a capire per quale motivo non sento l'audio gioco nelle cuffie. Wow! In serio che devo ammazzare questo qua subito all'inizio? Arrabbiatissimo! Allora, sicuramente Marco Drums creperà subito. Allora, un attimo, eh. Andiamo un secondo. Oh! Non si ferma il R1, R1, pam! Ah, schivata con la X. Via, 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 via! Ah, X schivata, Marchito! Mamma mia che bestia, sì! Iniziamo già come i Souls-like, oh, iniziamo già male! Oh, oh, oh! Via, 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 via! Oh, che legnato che prendo! Oh, sono già morto! Oh, oh! Non c'è tipo per curarsi? Ah, l'uovo c'è! L'uovo! Oh, bravissimo! Oh, è cattivissimo questo qua! Bam! Madonna, ma se l'è proprio preso con me! Dai! Dai, dai, dai! Coda! Tu! Oh! Due belle... Oh, mi ha fregato! Ah, posso anche parare, eh? Beh, cosa paro là, il raggio? Oh! Staccati la testa! Oh! Grande Drums! Cotto! Sorashina! Daga naseda! Direi di sì, manca manzokutekinai! qualcosa. Oh! Ma se era morto, non era morto in realtà, era a metà. Secondo me questo drago non è morto. Questo drago non era morto, ragazzi. Questo drago è ancora vivo. Nemmeno il tempo di iniziare ti mettono sta bestia. Infatti, cioè, vabbè, grazie, gentilissimi. Oh, questo video è messo in pausa perché è una scena bloccata. Ma andata a quel paese, una scena bloccata. Oh, quella sta roba. Oh, va bello, vediamo. Mira. Oh, attacco. Abilità dinamica. Ok, ora seguiamo. Seguiamolo, seguiamo il mio petto qua. Cagnolino brutto. Sparare. Oh, ma quante ne dai? Ma quante... Ho idea che questo gioco sia bello difficilotto, eh? Base del combattimento, ok. Graficamente ci siamo, eh? Dove devo andare adesso? Ah, bello, qua. Tutorial, la base del regolamento visivo si consuma parzialmente, va bene. La dinamica ti attiva nell'R2. Quanti Final Fantasy ho voluto? Penso di averli fatti... Quasi tutti, Pierpaolo, sinceramente, penso, eh. Eccolo qua cos'è il cerchio. Diciamo che io amo i Final Fantasy, ma sono talmente lunghi e non è che proprio li ho finiti tutti, devo proprio essere sincero. Infatti questo che porto sul canale voglio proprio finirlo. Ma che faccio a dargli il coro con lo spirito qua? Con lo scudo spirituale. E mi piacciono un botto, davvero. Infliggi anche Kingdom Hearts. Sì, l'ho fatti, l'avevo fatto. Oh, era lì qua sopra. Ma forse devo... Sei.
Non ho capito che cosa devo fare con l'R1, gioco. Ah, L1 è questo. Forse devo tenere premuto. Ma perché fanno le cose così complicate? Oh, non so che cosa ho fatto, ma va bene. Devo usare il cerchio mentre stava combattendo il tipo qua, ma... cose assurde di giochi assurdi che tanto poi in game non si usano mai, almeno io non le uso. Vado solo col spada. Lo scudo più normale. Oh ma. Mandato. Cazzo, m'ha preso. È passata. Ma insomma, allora. In serio. Ah, ok, cerchio nel punto giusto e poi quadrato che glielo istituisco la sassata. Prende il sasso e lo rilancia. Vabbè, ma dillo prima. Allora, vediamo un attimo. Lux. Oh, ragazzi, comunque già mi manca... Ah, L2 più cerchio. Oh. Allora già mi manca Gran Turismo, vi dico la verità. Bella. Le esplosioni sono fighissime, Vi sta piacendo, ragazzi? Non si può mettere il sondaggio, amore? Prova a mettere lo sondaggio, vi piace? Beh, non fa troppe cose, metti il sondaggio. Allora, lascia questo luogo tutto. No, basta. Andiamocene. Mi piace questo gioco. Sì, no. O vi sta piacendo il gioco? Un bel sondaggio che vediamo come funziona. Stiamo facendo tutti gli esperimenti, ragazzi, eh. Sono affiliato da ieri sera, quindi sono ancora fresco, ma contentissimo. Ringrazio tutti, eh. Da oggi si possono fare le donazioni. Milioni di euro a Marco Drums. Abbonamenti a tutto spiano. Ciao ragazzi, vitici! Abbiamo appena cominciato, eh? Non vi siete persi niente. Stranger of Paradise, The Final Fantasy. Origin. Anta, motteru ndaro. カオスを倒す。それが俺の使命だ。俺も。ああ。俺も同じだ。俺はジャック。ジェド。ハッシュ。ジェド。ハッシュ。 Pugnetto. Vai che c'è anche il mio. Vai che c'è anche il mio di pugnetto. Richiedo una corona, mi incarico di eliminare il caos, ma il cancelliere ribadì. Alcune settimane più tardi i tre compagni furono di ritorno vittoriosi. Dovrà anche mettere quella X che uno legge con calma, no? Testine di vitello così va. Ci sono i giochi poi che devi fare con la X, se no non va avanti. Oh, ma che bella spada. Nanda. Mata kizuga fueta na. 俺の分類ではかすり傷だ。唾をつけておけば治る。俺たちはいつになったらカオスと戦えるんだ。魔物退治は運ざりだ。名のある魔物は大体倒したよな。グランデ Pierpaolo, grazie mille! Gentilissimo! No, ma io lo dico, raga, perché... Perché sono contento di essere un affiliato, quindi è una cosa nuova per me. Ciao ragazzi, mitici!
Stranger of Paradise, The Final Fantasy, amici miei. Grande Pierpaolo, vai tranquillo, vai tranquillo. L'importante è che ci divertiamo insieme. Grandissimo, grazie mille. Ho votato mitico. Si può votare? Ragazzi, si può votare. Abbiamo il grandissimo Gianni Poi che è lì dietro, mio figlio Leonardo. Ah, sta provando a sperimentare tutte le varie cose fighissime che ci possiamo fare. Hogwarts Legacy dobbiamo comprarlo, ragazzi. Day One Edition di Marco Dramos. Non fa mutare. Tanto dico di sì, è carino. Grande Pierpaolo. E non lo so, magari sono le impostazioni, non sappiamo ancora tantissimo. Ah, Kevin l'ha fatto votare. Pierpaolo comunque ha votato. Dice di sì. Ok, perfetto. Ok. No, non terminarlo, adesso non andare avanti. E vediamo se si chiude da solo. Ragazzi, vedete bene però l'immagine. Ciao amici miei, mitici, benvenuti. Final Fantasy Strange of Paradise. La vedete bene l'immagine o sgranata come ieri sera, Kevin e Pierpaolo? Bravo Pierpaolo, grande, grande, grande. Tegherasu. Nel mio dialetto si dice Tegherasu. Hai ragione, hai ragione. Castello di Cornelia. Posso dargli la legnata? No. Questo è la chiave di ogni mattina. Preparati la spedizione. Aspettate la porta della città. A me si vede bene. Perfetto, perfetto. Si vede che allora era ieri sera un qualche problema. Boh. Perché ho messo 1080. Hai provato GTA Online? Allora, oggi Kevin sono tornato a casa tardi dal lavoro e ho provato un pelino, sì. Cioè solo farlo partire. Visto che ci siamo, la programmazione è domani sera alle ore 8:30 Gran Turismo, giovedì Gran Turismo 8:30, venerdì portiamo GTA 5 online. Io sono di Varese, Lombardia. Pierpaolo, tu dove sei? Mitico. Mi sono lombardo. Come un fiore nel deserto. Io della provincia di Bari. Siamo belli distanti, amico mio. C'è un mio caro amico che si chiama Franz SK, che ogni tanto giochiamo insieme. Tra l'altro, se vai a vedere il canale YouTube, ci sono dei video con lui a... Che gioco abbiamo fatto? Caspita, Call of Duty. Vabbè, tanti giochi. Però non mi vengono in mente in questo momento. E lui è proprio di Bari, eh? Francesco si chiama. Amici da tutta Italia, ragazzi. L'Italia è bella dalla punta sud, nord, alla punta sud, alla punta est e alla punta ovest. Siamo un paese incredibile. Oh. E poi sono giapponese, raga, perché mi piace troppo. Io adoro i giapponesi. Il suo nome è Gardaland, ah no, Garland. Allora, manda lì. Vuoi che te lo linko? Aspetta che te lo mando subito, ti mando il link. Copia. Leonardo.
ti mando subito il link. Grazie a te, grazie davvero a te. Aspetta che ho sbagliato a mandarlo, Pierpaolo, un secondino. Eccolo qua, perfetto. È arrivato? Ok. Ma che bella ragazza che è. Eccolo qua, Marco Drum SS. Non chiedermi perché, perché io la registrazione ho fatto come Marco Drums Games, come normale, Marco Drums Games, però ha avuto la brillante idea YouTube di mettermi Marco Drum SS. A posto, grazie a te Pierpaolo. Dosa. È troppo forte sto gioco. Ci sono un bel po' di filmati, raga. Diciamo che la parte iniziale non è che sia tutto sto bucio di culo. Sì, bravo. Però mettiamo più Twitch qua su YouTube, Leo. Qui c'è la campanella su Twitch, vero? Sì. Grande. Adesso lo scrivo un attimo. Sì. Computa mi ha dato una bella guanto. Ha sbloccato la missione principale. Vabbè, ci sta, ci sta. E anche su Twitch, esatto. Ah, è fatto così, è fatto, raga, il mappamondo. Però GT7 almeno due volte a settimana lo porterai. No, GT7 lo porto lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica. Perché ti giuro, Pierpaolo, che mi piace tantissimo. E voglio alternare GT il martedì e il venerdì. Sì. Perché allora adesso diciamo che ho finito la parte... Allora, ieri sera ero un po' stranito perché ho dovuto compilare tutti i moduli dell'affiliazione, ero un po' un casinato, un sacco di domande, roba che ti manda nel sito americano di Twitch, non volevo sbagliare, sai, insomma, un po' di bordello, è andata un po' in pappa al cervello. Quindi poi quando ho iniziato a giocare a Gran Turismo non ho fatto un granché, diciamo, ero un po' sconcentrato, ecco. Invece domani sera voglio fare le patenti, voglio fare tutte le sfide, voglio fare l'endurance, voglio fare determinate le gare online, voglio fare le gare online con voi, insomma, un sacco di roba. Mi piacciono le emoticon, ci sono le emoticon nuove, grande Zaneboy, grandissimo. Qualche endurance, esatto, sì. Devo trovare la macchina giusta però, Pierpaolo, perché ieri ho preso... Ah, Kevin, ma che macchina mi hai fatto prendere? Kevin, va a 600 all'ora, ma non sta in strada, quando acceleri va fuori, mi hai fatto prendere. È bellissimo, ma è un cesso quella roba lì. La Bugatti non ce l'ho. No, era la Dodge. Ieri ho comprato la Dodge. Questo punto qua non so se la abbiamo, raga. Allora, ieri ho comprato la Dodge. VST. Come si chiamava, Kevin, la Dodge? No. È una tipo... un prototipo. C'è mio figlio che mi sta facendo lo sponsor, grande Leo. Fortissimo, mo ci bombarderà di roba. Oh,
questo tipo di esplosione, questo tipo di lobby, raga, a me piace un bordello. Non so se vi piace anche a voi, sinceramente, ma lo trovo veramente una figata, questo tipo di esplosions. Allora, dove dobbiamo andare? Qua forse. Allora, a livello gameplay... Tu scemoni! Allora, veramente ha un grip della Madonna. Ma dove? Non sta in strada! Oh, ho comprato la macchina sbagliata! Davvero, Kevin? Oh, la mia non sta... Ah, ok. Ok. Allora, tu mi dici che... Facendo un po' di attenzione... Oh, io ho provato a fare il... Oggi stavo spezzando il gioco. No! Elden Ring è... Elden Ring è tanta roba. È tanta roba per Paolo. Cioè... Elden Ring è tanta roba. Ma è tanta roba in male... E tanta roba in bene, nel senso che... Ah, che miseria. Ascolta, Pierpaolo. Allora, non mi ricordo, sinceramente chiedo scusa, se tu hai la Xbox o la PlayStation. Perché, sinceramente... Potremmo farci... Kevin, cosa ne pensi di una giocata tutti insieme? Si potrebbe fare una bella giocata a, che ne so, magari per dire venerdì 4 e posterie tutte a Elden Ring, esatto, che gli diamo tra parentesi una mano a Pierpaolo, giochiamo tutti insieme, ci divertiamo e vado avanti anche un po' io, perché sinceramente da quando è arrivato Gran Turismo, che mi piace davvero tantissimo, non ho più fatto assolutamente niente. Tu oggi fino a che ora ci sei? Io oggi ci sono fino alle 11. 11, 11 e mezza. Diciamo che però volevo portare questo. Oh! Allora, vediamo un attimo. Riduce i danni subiti, assolutamente sì. È davvero una spina nel sedere. Sì, sì, sì. Sono proprio d'accordo con te. Sono proprio d'accordo con te. Perché... Perché è tosto. Si può fare un'ora di questo gioco, un'ora del ring. Non lo so, Kevin. Tu quando giochi, Kevin? Stai giocando oggi? Che cos'è sta roba? Marco Dulli Lul. Sì, sono le moto, solo che si mette proprio le Oh, 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 perché è una spada di livello 20? Perché è una spada di livello 20? L'ho trovato, l'ho trovato. Eh? Sì? Che figata! No, sarà magari qualcosa del preordine, penso. Si potrebbe anche fare... Non lo so, Kevin, perché sinceramente... Ti dico la verità. Ah, è del preordine? Grande, grande. Ti dico la verità, non vorrei cambiare troppi giochi. Questo che cos'è? Squadra? Cosa vuol dire? Ah, ok. Per... vedi qua... Madonna... Sì, andiamo avanti nel gioco, ti consiglio di livellare. Esattamente. Proprio per questo, sai? Proprio per questo. Ho uno scudo di livello 20. Sì, Leo, non mi dirò ogni 10 secondi, adesso non riesco neanche più a giocare. Grande, Leo. Allora, salviamo la partita da un par cominciare. No, non si può salvare, vabbè, fa niente. Non vorrei cambiare troppi giochi e così i miei amici fanno un po' fatica a capire... No, sono caduto, adesso l'ho fatto tutto giro. Allora,
fanno fatica a capire. Oh, ah, sono qua. Allora, ogni gioco ha i comandi diversi, ragazzi. Io sarei più... Allora, oggi è martedì e tu giochi. Martedì, mercoledì no, giovedì giochi, venerdì no. Possiamo fare sabato. Ma che vada... Ma perché sono fatto questo giro? Ho sbagliato qualcosa. No, forse è giusto. Vorrei fare così, Kevin, almeno oggi è martedì e c'è Manchester Atletico. Caspita, ecco perché non c'è tanta gente allora nella mia livettina. C'è la partitozza. Ok. Ok, e cerchio ammazzato. La Juventus. La Rubevi. Ciao azienda! Mitico! Leo, tu riesci a far vedere le emoticon nuove? Iscrivetevi, inviare il nostro nuovo link nel nostro account di Station Network. Bravo Leo! Azienda, ho fatto le. Porca miseria! Guarda che bel giochino ci ho portato stasera. Le moto sono di livello 3 di abbonamento, ha fatto il bellissimo Leonardo. Ha fatto anche e gli altri, come si chiamano? Moto sono bellissime, come hai chiamato? Però ragazzi, non ho letto, no? Io so leggere. Ah, azienda, grande azienda. Ce l'ho anch'io, sai? Ce l'ho anch'io, è figo, eh. Ma te l'avevo detto, azienda, che avevo preso comunque Gold Rush? Te l'avevo detto poi che l'avevo preso? Non so se te l'avevo detto. Sì, è figo. A me piacciono quei giochi lì, ne sono tanti. Che poi ce l'avamo visti e te l'avevo detto che avevo preso Gold Rush, è fighissimo Gold Rush. Boh. Dai, Kangema. Oh. Mi sa che non ci eravamo più visti, poi quando sei tornato mi sono dimenticato assolutamente, perché questo Gran Turismo mi sta davvero piacendo troppo. E infatti stasera avevo un po' paura anche di portare questo gioco qua, ti dico la verità, che volevo giocare a Gran Turismo, però oggi è in Day One Edition, quindi se non lo porto oggi, cosa devo fare quando lo porto? Allora ho deciso di portare questo qui, però ho comprato anche Gold Rush, ci sono tutti i video sul mio canale, è fighissimo, eh. Ciao amici miei, benvenuti! Allora, a me piace un botto questo gioco, sinceramente. Questi speciali sono incredibili, fighissimi. Questi speciali. Un sacco di robe da prendere, classe media. Peccato che non portano The Walking Dead come giochi semiserie. Eh sì. Il The Walking Dead che c'è fa schifo. Cioè, schifo no. C'è quello della Telltale, che fa schifo, perché poi tra l'altro neanche tradotto. Oh, chi è questo qua? Ma sei serio? Perché sto prendendo questo qui? Dai, che mi ha segato! Ma non ci credo! Ma non ci credo! È un funghetto era! Ma porca miseria. No! Devo rifarlo tutto! È un funghetto! Ma stupido! Ma non ci credo! Ma c'ho una spada di livello 20 e sto funghetto mastegato! Vai, fusco!
E qua credo che bisogna anche un po'. Allora, mentre in Elden Ring vedremo questo V Legacy come sarà. Eh sì. Io credo che sarà fighissimo comunque. Tu dici di no? Ah, va che mi lancia il fuoco, Ciao ragazzi, benvenuti mitici Final Fantasy Origin, amici miei. Oh, è bello, bello toscherello, eh. Sempre quello che vogliono loro. È vero. Vediamo giù. Gli mostrano la scena più bella di tutto il gioco, come dei trailer dei film, no? Un nuovo sondaggio, grande, il mitico Zane Boy si sta sbizzarrendo stasera con le cose di Twitch. La figata, no, Leo? Ah, ok, fatto bene, almeno sappiamo. Allora. Si può votare anche spendendo i bitcoin o i bit. Già Leo vuole già guadagnare un botto di soldi. Allora, cappottino a livello 4. Guanti del stregone. Mettiamo questi stivalucci. Ciao amore mio, sono in live, tata. Vieni a salutare i nostri amici. Ciao amici miei, mitici. Andiamo avanti a prendere questo. Ho cambiato la webcam perché abbiamo fatto un altro gioco. Ciao a tutti. Dai, kangeda na. Ok. Bah. Allora, io ho quasi paura di andare dove c'era sto stupidotto qua. Ho un'arma da lontano? No, non ce l'ho più. Ah, però sapevo che sono venuto. Ah, che l'ho fatto! L'ho rincitrullito. Scemotto. Voleva farmela lui, eh. Hai visto? Il madre lingua. Ah, del gioco dici? Sì. Ho fatto Giappo con i sottotitoli. Vediamo. Sì, spegni. Sì. Ah, queste sono. Sì, perché credo che è una figata, no? In giapponese. Ah, era il portone. Sì, di solito a me piace il giapponese. Perché tanto l'inglese diciamo c'è sempre in tutti i giochi, no? Ma il Giappone no. Quindi. Le fiamme, aspetta, com'è che si faceva qua? Allora, le mazze sono punti fuori. Con R2 il mago compie rito di magia. Il gioco della scimmia non si è fatto più sapere niente. Kevin, esatto, il gioco della scimmia. Non ha fatto più sapere nulla, è vero. Con la magia è idro. No, dai, dici che non esce più davvero? Vedo. Io so quella della scimmia. Come si chiamava? C'era un gioco che si chiamava, no, deve uscire, che c'è una scimmia che poi nel filmato faceva prendere fuoco
anche al pelo addirittura di questo boss gigantesco. Non me lo ricordo, Pierpaolo. Tu te lo ricordi, Kevin, come si chiamava il gioco proprio? Okay. Non me lo ricordo proprio come si chiamava. Bravo, amore, grazie. Amazon, missione. Era quello che c'era questa specie di scimmietta che... gioco scimmietta, come si fa a cercare gioco scimmietta? Non si può cercare gioco scimmietta. Non... Wukong forse, boh, si può essere. Qui faccio una mazza. Una mazza devo equipaggiare, eh? In che senso una mazza? Una mazza. Ma quanta roba c'ho già? Ma secondo me è roba del preordine. Mo non sento, mo. E Sifu, l'avete provato? Sì, sì. Se vai su YouTube troverai 3, 4, 5 mie live con Sifu. E tra l'altro la prima era pure divertente perché mi hanno mazzolato talmente tanto che tipo in un'ora e mezza sono arrivato a 78 anni ed è stata veramente... veramente forte come come gara, sinceramente. Ma cos'è sto bastone? Ma perché sto gioco non ce la faccio fare? Equipaggiati di una mazza. Anche a te? Mamma mia, dai, è troppo bello, Sifu. Ma è troppo difficile. Ma c'è lì una parte 9? Triangolo. Una mazza. Una mazza. No, non posso equipaggiare solo una mazza. Qua. Vediamo un attimo. Ribelle. E non c'è una mazza qua. Perché mi fanno ste cose? Non ho le tecniche, ma mi sembra il caso di... Non ce l'ho la mazza. Arma, testa, petto, braccia, gambe, piedi, arma. Ah, forse è qui. Ah, un bastone. Ok, ce l'ho. L'arma non è compatibile con cambi classe. Cambia classe. Ok. Vediamo, eh. Allora, R2. Acqua. Ok. Oh, tutto qua. Mira. Dai. Ah, è forte anche la mazza, però. Non legnati le dà la mazza, eh. Non è proprio così, è mattito. Vai. Allora, diciamo che le live boxe a Gran Turismo mi diverte davvero un botto, ragazzi. Qui è veramente bello, io lo trovo veramente un gioco fico. A livello gameplay ci siamo proprio di brutto. Io a tenere su le cuffie. Mamma mia. Preferisco l'auricolare. Però vabbè. Mi fa sudare le orecchie. Le orecchie. Allora, dov'è che devo andare qua? No, qua non... Qui forse. Cosa che mi dice? Ciao ragazzi mitici, benvenuti! Gli attacchi possono appartenere a diverse tipologie fisiche. Magiche, fuoco, capire il nemico. Con attacchi vulnerabili infligge danni logoranti. Va bene. Presi le turna, nemmeno un'ora del gioco per regalare il mio nipote. No, io ci ho fatto un po', sinceramente. Ah, non ti piace proprio, è troppo veloce, né? È troppo frenetico. Sì, per Paolo, avrei ragione. Io lo... Ah, devo andare là.
Io l'ho fatto Returnal, però ti dico la verità che no, nel senso l'ho fatto, nel senso che ci ho giocato, no, che l'ho finito, che... a finirlo è tanta roba. Sai che cos'è? È bello, eh? Molto molto bello. Eh sì, beh, quello è poco ma sicuro, quello è poco ma sicuro. Ma io lo trovavo... Ciao ragazzi, benvenuti! Io lo trovavo molto... Affinità di classe. Ma non è sta roba? Affinità di classe. Per me sto facendo dei casini incredibili. L'ho trovato molto... bello, molto difficile, ma più che altro veloce, è un gioco velocissimo, se non sei Metal Gear Resident Evil, esatto, anche a me piace, anche a me piacciono quei giochi lì, cazzo la rola, Returnal l'ho trovato velocissimo, cioè se non eri iper mega veloce, praticamente facevi la fine del top, perché lì alla fine è tutta una questione di velocità, no? Tu fai le cose, devi prendere le tue robe, arriva il tipo, schiva, vai veloce, destra sinistra, schiva, tu spara mentre schivi. Avevo fatto il primo e il secondo bioma e poi mi sono fermato lì perché ho rifatto un bel po' di volte quel punto e poi sai quando rifai un po' troppe volte il punto dopo lo schiacciato. Oh, abbelli! Sei serio? Madonna, perché quasi tutte le sfide stanno sono belle. Sì, assolutamente. Io le amo tutte. Ah, sono ritornato. Io le amo tutte, sì. Quella Lord, grandissimo! Prima c'era il mitico Zane Boy che faceva tutti i sondaggi, tutte le cose fighissime. Ciao amici! Mega giocata a Final Fantasy Origins stasera, amici miei. Ti piace? Ti piace? Oh, sono contento, Lord. grande. Qui abbiamo fatto un sondaggio, vi piace o non vi piace? In realtà l'ha fatto il grande Zane Boy e ha fatto anche i soldini, i Mythic Coin, li abbiamo chiamati, e ha fatto anche, dobbiamo fare le emoticon, allora, rispetto alla demo, bam, è un po' più tosterello. Ok, e vai, ah no, non ce l'ho più, è vero. Bam. Devo stare sempre attento un po' alla vita, come ti sembra questo giochino? Allora, a me piace. Mi piace parecchio perché sono quei giochi che devi andare in giro, esplorare, smazzare, ti danno un sacco di roba, devi andare dentro nell'inventario. Sera te Lord, grande ragazzi, grandissimo Lord, come sta la Julie, mitica Julie, grandissima, mi mancate tutte e due nelle live. Sono quei giochi che bisogna comunque farmare, bisogna andare in giro a ammazzarti. E il gameplay è molto bello, veloce, graficamente ci siamo, bello, non è il gioco più bello che ho visto in vita mia, ma comunque è bello di grafica, anche gli effetti in HDR, insomma, dai, ci sta, le legnate bisogna imparare a giocare, c'è anche tutta la bella storiellina fatta bene, mi piace, non so, ti dico la verità, se funziona a livello di portarlo, se piace agli amici di Twitch,
Questo non te lo so dire. Ah no, questo è già venuto. Ma non devo andare di qua, ma devo andare. Infatti ho un po' paura e domani porto Gran Turismo. Perché quel gioco è davvero troppo bello. E infatti ho detto a Pierpaolo che devo trovare una macchina per fare l'Endurance. Voglio fare... Però devo trovare una macchina che mi trovo bene, perché per l'Endurance, se non mi trovo bene, penso che è veramente tosto farlo andare avanti, eh. E poi... allora, diciamo che... Proprio a livello di... Ah, ma come si fa a prendere quello lì? Oh. Ma come è possibile da prendere? O c'è qualcosa in particolare? Ma secondo me... Lì c'è qualcosa da fare in particolare che non posso fare adesso, vabbè. E come si dice, è molto bello, e... però oggi era uscito questo, è uscito in Day One Edition, quindi è uscito proprio oggi, Final Fantasy, penso che agli amici possa piacere un gioco anche un po' diverso, fare un paio di volte alla settimana, magari martedì e venerdì dei giochi diversi, no? Venerdì infatti vorrei fare Grand Theft Auto 5 per PlayStation 5. Adesso vediamo un po'. Però riesco, cioè io gioco tutto, quindi mi piace tutto. Però ti dico la verità, riesco a commentare e divertirmi un po' di più con il grandissimo. Bisogna cambiare un po', sennò poi dopo ci si stanca proprio, a parte proprio di vedere, ma anche proprio di fare live diverse, insomma, capito? Sennò poi magari si ripetono sempre le stesse cose. Comunque Gran Turismo lo porto 3-4 volte alla settimana, quindi questo è il NOS 100.000, devo comprarlo NOS. Allora, adesso volevo comprare... Sì, il nostro devo proprio provarlo, sai? Voglio proprio vedere com'è quel gioco lì. Voglio proprio vedere il nostro in quel gioco lì com'è. C'è un gioco nuovo, amore mio. Oh! 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 Stordimento! Ma stai fuori con un melone? Vabbè, posso imparare però, Sì, ma non può attaccarmi uno da davanti e uno dal dietro, però, Cioè, fammi capire. Ogni tanto la risoluzione migliore, a volte ritorna sgranato come... Ma adesso mi stava dicendo Pierpaolo, infatti è la prima cosa che gli ho chiesto, abbiamo fatto anche un sondaggio, se lui vedeva bene, anche lì tipo Kevin, loro mi hanno detto che si vede bene. Allora, io nelle impostazioni, a me no, onestamente, nel senso... Che si vede sempre bene, Pierpaolo? Infatti, Lord, non lo so. Allora, sinceramente, ieri ho dovuto, quando ho fatto... credo di sì. Allora, ieri quando ho dovuto fare l'affiliazione a Twitch, ho dovuto firmare le carte e tutto, mi ha buttato fuori da tutti... Da tutto, dal cellulare, dalla PlayStation, e poi sicuramente quando accenderò anche la Xbox devo riloggare anche dalla Xbox, perché mi ha buttato fuori, no? Ho dovuto riloggare con tutti, fare la verifica two step lì, sai, quella con la verifica in due passaggi, quella che arriva il codice sul cellulare, ecco. Infatti adesso è arrivato un codice su Twitch, non so, un po' un casino. Devo capire bene perché... Non è così tanto semplice come pensavo, sinceramente. Però è una figata. E sono contentissimo. E ti ringrazio ancora, Lord, del primo abbonamento. Adesso stiamo facendo le icone tutte strafiche. Le sta facendo Leonardo, però adesso vabbè, deve fare i compiti, poi deve andare a letto. Quindi continueremo gli altri giorni. Abbiamo fatto i Bitcoin, che sono le monete del canale. Idea di Leonardo, grandissimo. Sì, sì, è bravissimo. Oggi c'è... Si è montato proprio, si è divertito. E poi ha continuato a fare i sondaggi prima. Fortissimo. Papà, facciamo un sondaggio. Fai il sondaggio. Bravo. Oh. Devo... Ok. Devo stare un po' attento, quando ce ne troppi. Oh.
Tutte ne parecchi, eh? E muori. Ah, sono questi stronzoni che buttano fuori i mostri. Ecco perché. Sono tutti per andare a segare. Lasciami stare. Lasciami stare. Sì, sì, è fortissimo. Sì. Devo fargli ancora un po' la mano, anche perché sinceramente... Oh, eccola qua. Ok, boom, bam. No, ma ti dico la verità che farlo, era molto più semplice nella demo, eh. Ho fatto la demo che l'ho portata domenica, credo. Sì. Davvero carino, eh. E siamo solo all'inizio. Poi più che altro bisogna entrare dentro anche a... Edward, vero? Siamo... Vedi poi, bisogna... questa c'ha il 4% è rara. Difesa pallida. Poi bisogna stare a leggere. Adesso non è che poi... Assalitore... c'è anche la classe, eh. Prendiamo la classe lanciere. Io penso che, eccolo qua, vedi? Se mettiamo la stessa classe ci saranno sicuramente dei bonus. Bonus di classe. Vedi, 2 e 2. Vediamo un attimo. Questo c'ha un livello 4. Rarità, che poi non è solo livello 4. Bisogna vedere assalitore, spirito... Rapidità, no, io preferisco lo spirito, ma ci sta come ho fatto il personaggio. Adesso vediamo se è cambiato qualcosa, anche perché se non fai queste cose qui, no, Pierpaolo, non è che si va tanto avanti in questi giochi, eh. Allora, ho buttato giusto scemonito qua. È veramente caruccio. Sì, sì, sì. Allora, io ero arrivato qua, nella demo. E sinceramente, ieri un amico mi chiamava per giocare a Football Manager 22. Oh! Bello Football Manager 22. Ma è impazzito. È impazzito. È bellissimo. Ah, va che c'è anche il mago. Ciao amici miei, benvenuti. A me piace spadaccino, non so perché, ragazzi, ma mi piace un po' di più lo spadaccino. Sì, sì, sì. Quanti punti ho? Ho 2 punti, ok. Per ogni classe ho i punti. Che figata. Ciao amici miei, benvenuti. Ok, allora ho 6 punti ancora per questo. Che figata. L'assegno urto dirompente, vai. Ma c'è un botto di roba, raga. Cambia aspetto, conferma. Ok, urto implacabile o dirompente, questo, perfetto. Non ho tecniche. Questo che cos'è? Riduce il logoramento subito parando gli attacchi. Per spadoni. Potenza d'abilità. Rende temporaneamente più saldi i tempi di ricarica degli attacchi. Questo mi piace. Questo mi piace. I PM consumati con una carica mortificante. Gli spadoni parata potenziata. Ma andiamo di qua, dai. Andiamo verso di qua. Ok, abbiamo... potenziato praticamente. Che cosa mi deve dire? Premendo il triangolo per subito un colpo nemico in abilità dà inizio un'azione a catena. Ah, quando prendo la botta. Ok, grazie. Scudo, andiamo avanti. Qui è nuovo, amici miei, eh. Oh. Allora, quando un nemico
Il giorno della minacciosa, il suo attacco successivo non può essere parato. Ok. Anche il mio non può essere parato, dico. Questi sono tipo degli scheletri. Degli scheletrini. Ok. Oh, guardalo, guardalo, guardalo. Oh, scheletro. Una pozione. Bello, perché le pozioni comunque non è come al solito, puoi averne solo due. Se prendi le pozioni lui te le carica, eh? È una figata questa cosa, è una figata. Sì, 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 una cosa bastarda. Questo qui non si potrà prendere. C'ho anche un po' di raffreddore oggi, vicino. Questo tempo che va e viene. Ciao mitici, benvenuti. Benvenuti live di Twitch, Stranger of Paradise. È uscito oggi, Sono dei personaggi che usi. Ogni personaggio della sua classe è quello che usi te, come classe spadaccino gli altri. Sì, dovrebbe essere come dici tu. E in teoria potrei usare anche loro, però probabilmente credo... Adesso gli ho detto di far qualcosa. Allora, che io sapevo... Si poteva... Oh! Serio? 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 Cazzo Lord! Mi ha cacciato! Mi sono rimasto malissimo! Malissimo! Oh! Ma sei fuori! Oh, malissimo mi sono rimasto! Pastarola! Ma io lo so, ma è un altro coso! Non mi sembrava che c'era scritto Elden Ring anche qui, eh! Ciao Lord! Sì, infatti! Ah, scusa, adesso ciao Lord, ma stavo leggendo quello che io stavi scrivendo. Ero d'accordo con te. Ah, al massimo sono 9 le pozioni, però, Vabbè, ci sta. Assurdo! Welcome to Dark Final Fantasy! Infatti siamo giocati a Marco, bellissimo. Ci è voluto poco, stasera per giocare a Marco, perché... sono andato via abbastanza in fretta. Mamma mia, oggi sono stanchissimo. Io non lo so, più avanti più... Proviamo a prendere un'altra? Oh, non è che c'è boss a manetta dappertutto qua? C'è una sorpresa. Ah, ok. Non è una sorpresa quelle... E no, è certo che c'è una sorpresa, e la sorpresa non è di certo bella. Oh oh oh! Imparabile, imparabile. Ok. Comunque è una figata assurda come... Dico come io lavoro che non si dice. Abbiamo avuto più o meno la stessa giornata, dai. Ma io più che altro perché ci sono dei lavori che mi fanno disarmato. Ho dovuto fare dei test che vanno in ferrovia dello Stato e per i treni, insomma, per non stare troppo a andare avanti col discorso. Però mi hanno fatto un po' tribulare. Cioè i materiali di adesso, ragazzi, gli acciai che vendono adesso sono un po' di... fanno un po' tribulare. Allora, io ho un po' paura di andare dentro quella porta là, ma credo che sarà il destino proprio di questo gioco di essere bello tosto. Allora, io prendo tutta la vita. Allora. Dai. Abbiamo lo stile. No! L'avevo fatto! Ciao amici miei!
Stiamo giocando a Elden Final Fantasy qui, amici miei, è incredibile, incredibile. Hanno fatto un mix, non me lo ricordavo così, sinceramente. La demo. Dai, ragazzi, mitica! Allora, non me lo ricordavo così tosto. Così tosto. Perché era il grande Zane Boy, faceva un bel sondaggio. Sondaggio a manetta. Ciao Drew, ciao, ciao, ciao. Se c'era il grande Zane Boy, facciamo il sondaggio. Ho fatto le emoticon, le drums coin, no, come si chiama? Le miti coin. Sì, 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 assolutamente. Non è, oh, non è proprio alla portata di tutti, credo, Ma credo che sia andato ultimamente, sinceramente, questo qua di fare giochi extra difficili, tanto persi. Torno, bravissimo. Pozione. Almeno si può farmare, almeno si può farmare. L'unica cosa diciamo buona di tutto l'ambaradan qui. Vediamo un attimo, perché qua ragazzi devo ogni tanto entrare dentro a cambiare la roba, se no non ce la facciamo mica. Hai mangiato, Molino? Allora, vedi, vedi? Ne ho preso uno a livello 5. Poi qui bisognerà vedere se aumenta tanto di livello o se... Eh sì. Grande, 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 ragazzi. Allora, vedi, 6, a livello 6, mi aumenta su di tanto, no, mi butta addirittura giù, perché chiaramente poi c'è il livello di... questo però, questo mi fa... questo è meglio se metto il... poi a livelli alti sicuramente bisognerà potenziare, incantare, adesso non so... questo gioco qui, le tecniche, abbiamo una tecnica, rinforzo, perfetto, dobbiamo andare là? Eccola il nonnetto. Rinforzo? Dovrei capire che cos'è. Via via via. Ma no, ma dai ragazzi, ma è one shot. One shot quel cretino. Ma prima l'avevo fatto. Cos'è che fa? Si è morito! Ok, grande, ragazzi. E io pensavo che fosse difficile. Non so se sono una pippa io, Lord, o se... No, perché one shot quello lì? Non ha alcun senso. È l'inizio del gioco, Cioè, ma va questi, oh! Ma dai, mi stanno saltando senza che finissimo niente. Ho messo anche a livello scemo come nel gioco, non è che ho fatto... Ma che roba! A livello scemo, nel senso che a livello... Non sono capace. Ho capito, ma qua hanno fatto un livello di difficoltà impressionante, è difficilissimo. Non so perché. E vai, è bellissimo questo gioco. È tipo di limitare, ragazzi. Non c'hai per fare un sondaggio, mo? Oh, madonna, non ci sono più. Vabbè, facciamo. No, questo è il mio.
No, fallo col tuo, vai. Tanto, fallo un sondaggio, mi piace il gioco. Vabbè, fallo un altro, se ne frega. Oppure fai... secondo voi... Non è un po' troppo difficile. È un po' troppo difficile la... No, ma sei serio? Oh, allora, e lasciami! Non metti un aspetta un secondo. Perché qua. Dai, 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 dai! Mamma mia, non mi fa neanche fare. Non mi fa neanche. Ma io. Ma io non lo so, sinceramente. Leo, non fare così. E amore, non devi spaccarlo per farlo scendere, devi aspettare. Ok. Porca miseria, scemonito. Guardalo, guardalo, guardalo. Cazzo, via, via, via. No, che mi tira verso di lui. Oh, oh. One shot! È sciolta questo stronzo! Vai, via, 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 via! No, no, no! No! Penso di sì! Ma dai! Ma perché? Vabbè, possiamo usare questo bastone da 6 intanto a cominciare. Non so perché mi ha messo, cioè quando muori devo farlo tutte le volte, sta l'altro di coglione. Spero tanto di no. Allora, Allora, vediamo, ma non riesco a capire per quale motivo mi ha tolto quello che io avevo. No, non me l'ha tolto, perché questo è il mago. Sì, esatto. E non avevo neanche lo scudo. Fammi vedere. Fammi vedere. Diventa tutti più cattivi, oh. Guarda. Ma cos'è sta roba? Sapete? Ti dico la verità, ci sta rimanendo malissimo. Ma io sapevo che si potevano. Però... Ma poi potevano fare anche tipo... Che non ho ancora finito tale Sofarize, no? Che tu praticamente cosa fai? Fai il... Quando muore usi gli altri personaggi. Quando muoiono tutti e tre. Quando muoiono tutti e tre. Ma porco Dio, ma dai! Ma porca miseria! Andiamo diretti, senza. Ma è possibile che ho fatto? Davvero ragazzi, non ci credo. Guarda, guarda! Che bisogna? Via, via, via! Oh! Ma dai! Ma come cavolo fa a guardarmi? Ma come fa a guardarmi? Dai, dai! Ecco.
Dai! E dai, è buoni! Scemo io! Mamma mia! Oh, e allora? E allora? Che roba! Che roba, raga! Votato grande! Ha votato, mo! Hai visto il voto? Cosa ha scritto? Cosa ha scritto nei voti? Che poi devo capire come si fa a fare. Abbastanza! Grande Pierpaolo! Che figata, Leo! Ho fatto no, non ma... Secondo voi è difficile il gioco? Molto, abbastanza. Ciao, ragazzi! No, ah, ok, bravissimo, bravissimo. Leonardo si sta sbizzarrendo, bravo, bravo Leo. Ma quindi il ogni coso è sì. Ogni cosa la sua, vedi? Ogni cosa la sua. Oh, guarda che c'è un 7 qua. Completino a 7. Un altro che mi dà il bonus. Mi dà il bonus. Fuoco. Fammi vedere se è qualcosa a fuoco, non c'è niente. Abbastanza con il 100%, che figata. Quindi in pratica, allora, andiamo a ammazzare questi che li avevo tralasciati. Ciao ragazzi, benvenuti, venuti, amici di Twitch, grandissimi. Oh, l'ho preso, l'ho parato. Allora, mi sembra che a questo punto il bastoncino è un po'... la spada è più forte, sicuramente, La spada è sicuramente più forte. Quindi allora, questi li ha ammazzati. Quello l'ha ammazzato. Eh sì, ogni equipaggiamento è stato la classe che scegli usare. Ti danno determinati bonus. Sì, sì, sì. Ciao amici miei! Da come ho capito? Bravissimo, è proprio così. È proprio così. Allora, il mago posso... Mi sembra che sono tre classi poi alla fine. Probabilmente si può fare tre abbigliamenti, tre cose. Va meglio di prima. A menare. Sì, indubbiamente. Vedo anche che proprio fa danno. Ho messo il bonus classi. Quello lì, questo qui è fuoco lì, che cos'è, che è quel simbolino. Sì, effettivamente va molto meglio. Allora possiamo anche andare. Quindi questo l'ho fatta, quello l'ho fatta, qui non c'è niente. C'è il fortun. E io non ho paura che c'è un boss. Yami ga koi da. Machigai nai. Kono saki ni iru. Un boss lontano. Sì. La cosa che mi dicano che non deve essere lontano un po' mi fa paura. Le ambientazioni secondo me, ragazzi, sono molto belle, eh. Puoi fare un altro sondaggio, Leo? Tra un po'? Ti piace le ambientazioni del gioco? E come fai a fare? Cos'è il pronostico? Faccio una domanda. Sì. Se ho una risposta giusta. Se per esempio no, fai proprio la cosa. Evoluzione classi, eh? Sì, sondaggino. Allora, abbiamo 6 punti. Vediamo un attimo di non fare. Riduce l'allungamento subito dagli attacchi, può essere utile. Incrementa i attacchi laceranti inflitti, può essere utile. Aumenta l'affinità con la classe di spadaccini, può essere utile. Riduce i danni subiti, questo subito. Perché? Oh! Per non essere un tipo là è carino. Esatto, sì, assolutamente. Sì. Sì. Io lo... Allora, ti dico la verità. Ho provato la demo, perché vabbè, qui lo sto facendo un po' a cavolo. Non credevo di prenderlo.
Ti dico la verità, poi dopo a un certo punto l'ho trovato molto piacevole, no? Quanto ce n'è? Ma se scrive PlayStation sullo store di Xbox non lo vedo. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Allora, le classi sono 6, che non avevo. Schermitore, spadaccino, lottatore, dai Marco, assalitore e lanciere. Sì, credo proprio di sì, sai, che è un PlayStation. Non te lo so dire di preciso, ma io credo proprio di sì. Il lollatore, infatti. Dai, ma come sto? Ma come stai, Marco Dranzi? Il lollatore. Ah, Franco. E l'ho anche letto, Infatti, fai così e allora muoiono dalle risate. Il lollatore. Oh, ma davvero ti giuro che ho letto il lollatore, l'ho proprio letto. Sto diventando vecchio, ragazzi. Oh mio Dio. Non dirmi. Ciao ragazzi, benvenuti amici di Twitch. Non ditemi il lollatore e le sue schifo. Oh, Leo, amore. Fai un sondaggio. Che cosa? No, fai. Volete la classe. E dopo lo fai. Volete la classe lollatore? Questo è un boss, raga. Garland? È Garland. Garland. No, raga. Davvero? Oh mio Dio! Oi! Via drum! Via drum! Boom! Vai drums, vai drums, cerchio drums. Non parlo ragazzi, perché sta andando bene. E infatti adesso si incazzerà. Di brutto, a metà si incazzano di solito questi cosi. Bella ragazzi, amici di Twitch. Ok, cambiamo classe. Oh, il lollatore. Io voglio il lollatore. Il lollatore lo voglio! Voglio il lollatore! Adesso lo farebbe ridere! Il lollatore! Devo fare la schilo! Il lollatore! Bella sta scena! No raga! Ragazzi! È più facile il boss di quel cretino alto così di prima? Siamo seri? Ne sono felice di questa cosa, eh. Non prendete nel modo sbagliato quello che sto dicendo, ma... Ciao amici miei, ho appena fatto un mega boss. Molto bello il gioco, eh. Ma come? Oh! Ma era lei, oh! Sì, è finita. Paolo, era più difficile quel cretino là di prima che... Che figo è cosa dei sondaggi, eh? Ma come vengono fuori i sondaggi quando... A te, come ti viene fuori? Vai nella chat. Ah, nella chat, eh? Mamma, non credo. Cosa ne va? Non è una cattolica.
Ma no, davvero? Che figata, soldato. Ma i compagni eravamo partiti per sconfiggere il caos. Eddie di Tekken posti a fianco. Ma voi dite che era, lei si unisce a noi, magari? Ciao ragazzi, benvenuti in BTC. Le cuffie non le sopporto. Le ho comprate e non le uso mai. Così te ne mostri? Questo è l'animo umano. Questo mi assomiglia. Sì, è vero. Secondo me questi personaggi un po' se li scoppiazzano, eh? Voi dite di no, raga. Non è che proprio... No, dice di Tekken, sai quelli di lotte. Tra l'altro, ragazzi, c'è anche un gioco gratuito, tipo picchiaduro, che l'ho scaricato oggi e devo anche provarlo. Sì. Eh sì, è vero, se li lollano. Pierpaolo, se li lollano. Ormai lollano è... Che branco di lollatori. Lord. Grazie, Pierpaolo. Attento che c'è. Oh mio Dio, ragazzi. La tavola è stata veramente mitica, anche perché davvero l'ho letta davvero, ero troppo convinto. Convintissimo che c'era la classe lollatore. Oh, sì, te pugnato mio, è quinto, metti anche il mio. Tanto male, già parlando che si lolla lo zampino. Cazzo, tutto mi compare stasera. Questo mi piace. Tanto male, la gatta all'ardo e si lolla lo zampino è bellissimo. Bisognerebbe fare. Bisognerebbe farla diventare un detto. Oh, raga! Compiuta! Mi ha dato le braghe, la scheggia dell'anima e la spadina bastardina. Hai sbloccato la missione principale. Bello, comunque raga è bello, sinceramente Mobius, cazzo, appunti di uno sciocco lollatore, Cornelia è stata lollata, hai trovato il lollo personaggio, sta sfuggendo di mano, vedo, continua come dici. Questa boss fight è stata un po'. Sì. Anche questa scena è un po' lol. Sembra che hanno fatto il primo pezzo di gioco per fare la demo in 4K e qui l'hanno buttata a 720. Perché è così graficamente schifoso stasera? I capelli, ma Marco Drum Games ha fatto una lollata incredibile a quel mostro, Pierpaolo, L'ho lollato! Ricordiamocelo, I boss si lollano! Dipende da tuo HDR. Cazzo, ma... Credo di sì. Sì, dai, il primo è, ma anche perché l'ho messo alla difficoltà scemo. Non aveva senso quell'altro primo. Prima. Allora, sti giochi, vi dico la verità, per non diventare matto, per finirli, io li uso, cioè li faccio andare a... Sono 720. Ma tu dici proprio la porta del TV. No, io ho preso il Sony PlayStation 5 con la porta HDMI 3, la 3, HDMI 3.
così si sblocca il quarto personaggio. Credo proprio di sì, Lollatore. Lollatore. No, è proprio graficamente cablato 4K nativi. L'uso l'HDMI cablato 4K nativi. Sì, sì, anch'io. Io ho messo quello dorato, l'ho comprato, compro sempre i cavi HDMI, non uso quelli della confezione, quelli placati. L'ho pagato anche un botto, sinceramente, sia per la Xbox Series X che per la Play. Il mio TV ha 4 HDMI, ha 6 HDMI, mi sembra di ricordare, 4 o 6, non me lo ricordo più. Di 4, volevo dopo che costava 1000 euro in più, ne aveva 6. La 3, che è quella che uso sulla PlayStation 5, è la ARC, e quella in 4K. Invece uso la 2, che non ha l'ARC, che l'ARC è il sistema di, per il surround. Sì, quello in confezione fa cagare. E la uso sull'Xbox, che l'Xbox ha il Dolby Atmos e il Dolby Vision, quindi... No, ma sul TV la vedo da Dio, Pierpaolo, anche... È proprio quella scena lì, quel filmato lì, che l'hanno fatto di merda. Io ho gli HDMI lollati. Certe risate di risoluzioni. Ragazzi, siete entrati adesso, ma mi sono inventato una nuova classe del gioco, e era il lollatore. Stavo dicendo, ragazzi, stavo spiegando agli amici che sono entrati adesso qui di Twitch, amici di Twitch, benvenuti, che mi sono inventato prima una grande Lord, e avere ragione per parlo. È proprio fighissime, le battute che sto dicendo Lord. Ormai ci siamo lollati in Lord. No, ma continua. Scusate, mi escono così queste lollate. Fermatevi, no, vai avanti, che ci metterà una bella risata, cazzo, perché sto gioco non è tanto da ridere, sto gioco è da piangere, mi sa, a livello normale c'è da diventare matti, lollate pure, dice Bragali. Non potrebbe essere più salda, speranza che non potrebbe essere più salda. Jack, Neon. Quasi l'ha fatti da Dio le facce. A parte i suoi capelli che sembra PlayStation 1. Non riesco a capire neanche il perché. Aia, che lollata. A proposito, che difficoltà stai lollando? Sto lollando la difficoltà scemo. Un po', ti ricordi il gioco, Pierpaolo, Wolfenstein? Posso giocare, papà? Quella difficoltà lì. A tre difficoltà. Posso giocare, papà? Normale e la difficoltà è difficile. Che... A che difficoltà stai giocando? Non in game. In che senso? Dice mia moglie. In che senso? Non l'ho capita, scusami Pierpaolo. Ah, scemo sarà per... Jack no danna. Ah, bello Wolfenstein. Sì. Lo volevo platinare, ma la difficoltà che non devi mai morire, cioè la partita che non devi mai morire neanche una volta, mi ha veramente tirato scemo e l'ho piantato lì. Il platino, però l'avevo finito. Bello. Le compenetrazioni, quelle belle. Il mantello del re che si compenetrava nelle braccia mentre tornava sul trono. Sì, infatti. Beh, dai, non è, come diceva prima l'amico Pierpaolo, non è un tripla A di quelli... Ah, ora? Facile, storia. Per quello che era... Young Blood, però. Per quello che il boss era facile. Ma non riuscivo a capire però la difficoltà di quel cretinetto là che c'era di prima, che mi ha segato tre volte che ti shotta in una volta sola. Quello era un po'...
Ma quindi, ah, è una dietro l'altra, così, vedi? Ma questa sinceramente non ha fatto niente. È stata solo a spiegare. Bloody Roar. Bloody Roar. Bloody. ロディ、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 ロディ
旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。Cosa stai facendo? Diciamo che questo gioco ha un sacco di dialoghi e di video, eh? Vedete quanti ce n'è. Ogni cosa è comunque un gioco storia. Ti dicevo, Pier Paolo, che ciao ragazzi di Twitch, mitici, benvenuti Marco Trans Games e Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Day One Edition, si coglie. Diciamo che NES. Fico.父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなく、カオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって、 親の仇を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。ソンの長官はどこだ？長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる？あ、io non mi sento bene. Buon proseguimento. Grande Lord, grazie che sei passato. Ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7, eh? Buonanotte Lord, mitico, stammi bene, ciao mitico. Buonanotte, saluta tanto anche Giulia, eh? Grande Gear, grande Fighter. Ah, questa era proprio una missione così. La missione principale di Ghiaccio all'inizio. Ok. Ah. Vai a lollare a letto, eh? Grande, allora compiuta. Però è compiuta questa, il viaggio è inizio. Ma scusa, ora mi scamma così. A fronte. Non ho letto quello che vi ho scritto prima, scusami. Computer senza far niente. Sì, infatti! Si è attaccato il corpo. Sì, beh, era, diciamo, un video, però farmelo come missione. Vabbè, in Giappone sono così. Evoluzione classi, bello. Ogni volta che c'è questo possiamo evolvere le nostre classi. Allora, il lollatore. Ecco qua. Ma uno, non ci facciamo una sega con uno. Qui non c'è niente. Sì, non abbiamo niente.
Bella ragazzi, prima mi sono inventato una nuova classe del gioco, il lollatore. Il grandissimo Lord mi ha preso un po' in giro. La scimmia, mi lascio di... Questo è... Non sono... Oh! Oh! Un ragnotto? Oh cazzarola! Oh oh oh! Vai di spada! Ti faccio vedere te, io a te ragno! Bello sta scena con questa roba qui! Oh! Animali, animali! Un po' la... alla Monster Hunter! Monster Hunter ci ho giocato parecchio prima di... Eccolo qua, vedi? Sì, assolutamente. Oh, io mi sto divertendo di brutto. Adesso chiaramente non è che poi si possa fare chissà che cosa. A parte l'allatore, che è stata una figata assurda. E poi il gioco... mi dai per cortesia? Hai usato tu oggi, né? Stato? Mi dai il caricatore del pad? Sennò devo cambiarlo e non ci voglio. È quello che... Sì, è quello più grosso, quello lì. Vai, vai. Tira. Tira, amore mio, tira. Bravissimo. Mamma mia, quanti fili. Quanta roba che c'è su sti tavoli. Ok. Aspettate, scusatemi, Monster Hunter non l'ho provato. È una figata. No, non è questo, mo. Dovrebbe essere l'altro. Mi scambiate sempre i cavi. Spero che non me l'avete portato via, No. Fammelo vedere. Questo che cos'è? Perché ha tirato questo? Questo è forse. Tira via il computer da qui. È questo. So già che è questo. Ok, ho messo la carica. Dov'è il mio telefono? Ok, scusate raga, dovevo... Ma che bella sta scena tutta colorata. No, dovevo... come si dice? Dovevo solo prendere il cavo perché mi è venuto fuori il messaggio pad scarico. Ma il pad scarico è perché mio figlio ci gioca oggi quando viene a casa da scuola, Leonardo, e non lo mette in carica. Ma ora non non è complicato. Ragnozzi. Devo fare così, loro scendono. Sono ragnozzi un po'. Ah, ma perché c'è anche qui siamo uniti. Aspetta, vedo che si prende una cura. Allora, mi ricordo un po', anche Tales of Arise è bellissimo e escono purtroppo tutti questi giochi tutti insieme. Allora, o bisogna fare un po' una scrematura, nel senso vedere un po' cosa si deve prendere, qualcosa salta, diciamo. Nuova classe guerriero. Sì, secondo me dopo il lollatore ce lo sblocca. Nuova classe guerriero, dammi un tuo voto personale su questo da 0 a 10. Allora, se ti devo dare proprio in generale, io, fino adesso io darei un 7. Perché un 7 e non un 8? Perché graficamente siamo un po' non top, ok? Lo ritengo un gioco tipo di un paio di annetti fa. Però a livello gameplay e a livello divertimento, sì, esatto, dai, sì, infatti. A livello di divertimento mi sto divertendo, ti dico la verità, è bello.
c'è un sacco di roba da prendere. Sì, ci sta di brutto, ci sta di brutto. Non è il gioco più bello che ho visto a livello grafico. Oh, cazzarola. Però secondo me sta, sta di brutto. Oh, oh, oh. Ma che c'è qua? Oh. Ah, ci sono tutti di qua. Poi con queste cose qui anche... Ecco, diciamo che c'era tale Sunrise che l'ho... devo anche andare a mettere i pantaloni e mettere la roba, perché forse sono rimasto un po' indietro. Non ho fatto più niente, e questi giochi qua è un po' come anche i Nioh. Nioh col mitico Kevin l'abbiamo finito il primo. Il secondo... Siamo ancora un po' lì lì, ti dico la verità, oddio. Il folio. Ok, vai, vai, vediamo, vediamo. Sento basso. Aspetta, adesso meglio. Aspetta, sta caricando il pad. Però alzo un po', eh. Alzo un po'. Sto alzando un po' la voce. Se senti ancora basso, alzo un po' il microfono. Probabilmente magari perché è entrato a caricare il pad e tipo. Non so, magari si. Mentre modalità di spalle, bordo, energia, queste cose. Non lo so. Fammi sapere se non alzo il volume. No. Un passaggio segreto. Vedi che spaccare la roba conviene sempre. Ah! Ecco. Bam! Vedi, a me piacciono i giochi così. Mi divertono un casino, ti dico la verità. E non ho neanche visto cosa ho preso allora. Grazie, grazie, gioco che mi hai fatto spawnare subito questi qua. Allora, livello proprio... Io mi perdo in questi posti dopo un po'. Oh! Che culo! Ah, hai visto dove siamo spawnati? Non ti sento bene. Mi dai l'auricolare, Leo? Questo. Prova a darmi quello. Arrivo, eh? Aspetta che provo a mettere l'auricolare, vediamo un attimo se migliora. Non so che cosa succede, ragazzi. Perché qua mi usano tutta la roba i miei figli e mi spaccano tutto. Paolo? Ti sento un po' meglio adesso? Vediamo cosa risponde. Ora sì, oh, perfetto, così si fa. Allora, io ho comprato le cuffie che sono molto belle, ma non c'era... Cominciamo? Un altro scemo di quelli là? Guarda, 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 guarda! Eh sì, un altro di quelli lì! Oh! Oh, oh. C'era un altro di quelli scemoti. Che figata. Grande Bimax, mitico, grandissimo. Ma lo sai che sono diventato affiliato? Grande Bimax, miticissimo. Ciao ragazzi, ciao mitici. Ciao mitici, siamo con Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Allora, ciao ragazzi, ciao Bimax, miticissimo, miticissimo. È appena andato via Lord, che era stanchissimo. Ti ringrazio del saluto, se sei stanchissimo vai e ci vediamo. Ah, grande Bimax, ah, che figata assurda. E se sei stanchissimo, domani sera 8:30, Gran Turismo 7, ok? Quando potete ragazzi passate che mi fa un sacco piacere. Adesso mi sto facendo questo Final Fantasy
che è uscito oggi, eh. È uscito oggi, ragazzi. Quindi è una figata che è uscito oggi. Eh sì. Qui siamo nel Covo dei Pirati. Covo dei Pirati. Io ogni tanto mi perdo, però vi devo dire la verità. Quindi, ok, è di qua. Eh sì, raga. The One Edition, Stranger of Paradise. Quello che cos'era? Ma possibile che non c'è? Jedo, tanomeru ka? Mochiron da. Bam! Mi piace un sacco quando fa queste cose qua, questo gioco. Penso che ci sia anche qualcosa da poter lanciare, eh? Tipo ammazzarli con le taniche. Oh, qualcuno ha aumentato di livello. Tipo questi, vedi? Dovrebbero, in teoria... Incredibile. Dovrebbero esplodere da... Comunque è una figata, eh? Io mi sto trovando veramente bene. Direi esattamente come diceva Pierpaolo, un bel 7,5 meritato proprio. Poi magari andando avanti diventa ancora più figo, perché adesso mi piacciono un sacco le ambientazioni. Lo vedo come un... Oh, ragnozzi! Bam! Oh, ragnozzi e vermicettoli. Come dire, tutti quanti insieme, i ragnozzolotti. 0-1 per l'Atletico. Grande! Cazzo, devo curarmi. Sei passato davanti proprio quando ho fatto l'attacco. Bella lì, Atletico Madrid. Io una volta seguivo il calcio, poi non l'ho più seguito. Una volta seguivo la Formula 1, poi non l'ho più seguita. Una volta seguivo la MotoGP, poi non l'ho più seguita. Superbike uguale. Effettivamente è bello, come dice lui, che spettacolo, dice. Allora, questi sono i punti di carica. Oh, però da un sacco di punti, devo dire la verità. Nuova classe cavaliere. Che gran figata. Ok, dove? Spadaccino, lottatore, mago, assalitore, lanciere, schermatore, lollatore. Io sto guardando a te e la partita è contemporanea. Minchia, grande! Grandissimo! Ok, spermenatore. Questo, colpo deciso, dai. Ci sto. Conferma. Ok. No, qua non abbiamo ancora niente. Qui possiamo... Oh, il bastone al 12. Scudo, l'11, oro. Vabbè, Marco, dai. Secondo me... Equipaggiamento integrato. Le protezioni integrate, come la difesa pallida, proteggono per parti del corpo, ad esempio il petto e le gambe, ma impediscono di utilizzare protezioni aggiuntive. Ah, quindi vedi, la testa non la posso mettere. Ho capito, vabbè. I guanti però, posso mettere qualcosa di più? Ok, vedi che aumenta l'abilità. I pantaloni più 2. Aspetta, se io questo mi va meno 1, ma non mi dà un bonus.
Non lo so se mi dà un bonus. Vabbè. Possiamo andare avanti. Secondo me c'è qualcosa anche per lui, eh. Ciao ragazzi, benvenuti mitici Final Fantasy. Ah no, un bel 11. Perché si possono fare cose diverse secondo me, eh? Forse per quello, vedete, c'ho la spada al 20, lo scudo. Se metto la bandana non posso mettere, secondo me è meglio questo, ok. Oh! Aspetta. È chiusa, vabbè. Allora bisogna buttarsi giù da qua. Non è che c'è tante alternative, eh. Oh, ma smetti di puntarmi quello là! Bam. Oh! Sì. Credo che era tipo nella parte iniziale, però, perché qua ci sono un po'... Nota a tutti, tutti i volontatori, Marco sei un grande... No, tu sei un grande, mitico! Dai, ci vediamo domani che andiamo avanti con il mitico Gran Turismo, eh? Dai, per Paolo, grazie mille, mitico. Ci vediamo, buona serata, buonanotte e ci vediamo a domani, eh? Ti aspetto, mitico. Ok, grazie, eh? Dai, che domani ci facciamo una bella lollata. Ci facciamo una lollatina, dai, domani. A Gran Turismo. Va bene, dai, mitico. Ciao, buonanotte. Comunque è figo sto gioco, eh. Ci sta dentro. Pantaloni tenebrosi a 12. Ciao, mitico per Paolo. Ciao, mitico. Andiamo un attimo di cambiare i pantaloni. Le braghe. Ah, adesso non abbiamo più le braghe, ma abbiamo i pantaloni. Ok, 30%. Eh sì. Ci abbiamo quasi tutto. Però non posso mettere la bandana, vero? No, perché mi toglie le braghe. Ok. Ma qui comunque ne ho una spada ribella al 20. Di certo non vado a prendere la... sta cagata, eh. E questo livello 13 mi butta giù tanto? Fammi vedere un secondo. Cioè, usiamo questo. Andiamo. Allora, qui. No, non c'è più il... Che palo è andato. Sono andati tutti i ragazzi, è arrivato anche Bimax, sì. Oh, ma dov'è che devo andare? No, è vero, ma... Allora, no, aspetta. Questa era la porta... Esattamente, quindi... Vediamo un attimo, raga, di andare avanti. Ciao, mitici, benvenuti. Marco Drums Games. Cos'è che hai fatto qua? Ok, allora andiamo avanti un attimino. Qui l'abbiamo fatto, lì l'abbiamo fatto, allora solo di qua. Ciao amici, ciao mitici! Grandissimi!
Sì, sì, sì. Stranger of Paradise, raga. Ok, qua bisogna entrare, esattamente. The Final Fantasy Origin, raga. È uscito oggi, Day One Edition. Allora, vediamo un secondo. Bella. Bella. Andiamo subito col 13 qui, allora. Che mi dà il bonus. Beh, insomma, però... Posso metterlo a sto punto, questo? No, è sempre quello. Non me lo fa mettere. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti così. Allora, amici miei, noi andiamo avanti ancora una mezz'oretta, fino alle 11. Oh! Non riesco a capire perché mi cambia personaggio, se sto smazzolando questo. Fammi finire di smazzolare qui, no? Ok, classe migliorata anche per i miei amici. Oh cazzarola, ma si può? Che questo qua è arrivato a manetta. Scheletro. I scheletri sono balordi, allora. Sì. Molto bello, molto bello. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Stranger of Paradise. The Final Fantasy Origin. Deve andare una nina lì, qui c'è una bellissima nave, Non ho ancora capito se... sei fuori? Sei matto? Ciao Bragali, buonanotte, buonanotte anche a te. E sì, in settimana andiamo tutti a letto presto. Infatti anche la mia live la facciamo durare fino alle 11, poi basta. E ti aspetto Bragali, come tutti gli altri amici di Imat e tutti gli amici di Twitter, domani sera, che è mercoledì, alle ore 20:30 con Gran Turismo 7. Il ruotatore, bello. Il mago ne ho due, colpo critico, spezzatempo. Ne abbiamo anche assalitore, Ok. Io credo che devo andare lì sulla nave, ma... C'è un sacco di roba da prendere. Un sacco di... Cos'è sta roba? Le katana ottengono potenziamento offensiva. Ah, la katana è questa, che schifo. No, non è la katana. Passaggio corallino. Ma io qua che devo andare? Boh. Beh, le ambientazioni sono bellissime, comunque. Oh!
ragnozzo. Yorokube. Ho optato per giapponese con la traduzione italiana, che secondo me ragno. Sta morendo. Ok. Dai, non prendetemi. Notte amore, buonanotte a tutti. No, chi è che ghiaccia qua? Ah, lui che ghiaccia. No. Caspita, adesso dovevi far ritornare. Ah, mio Dio, da qua. E chi si lo ricorda da su di lì? Vabbè, come ci sono arrivato una volta, ci possiamo arrivare ancora, eh? Che figata. Allora, qui c'è un ragnotto. È già morto. Eccoci qua. Vai, uno è andato. Ok, uno è andato. Vai. Oh, una bocca l'ho fatta fuori. Così si fa. Via. Ah, questo lo sapevo che non si poteva parare. Oh. Questo scemonito. Ciao amore. Notte mitici. Ok. Me l'hai attaccato sull'altro? Senjo. Non so se devo andare di qua o se me la sto facendo al contrario. Che figata. Bello.
Allora, potenziamenti, ce l'abbiamo? 3. Ok. C'è qualche altro potenziamento? No. No, 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 no. Cos'è sta roba? Io posso andare nell'acqua? Lo sapevo. Tanto tempo fa, in questo mondo, veniva una ragazza esperta dall'altra parte, dall'alte della spada della magia, sincera e senza ombre nel cuore. Sentiva di dover guidare il mondo verso la pace, altrove in un'altra... Ok, va bene. Quindi, sfiorando le sfere durante una missione, potresti ottenere delle annotazioni in forma di appunti. Ciao. Ah! Serio? Oh mio Dio. Allora, qui ci siamo. Io ho visto una cassa là. E come la prendo la cassa? Nota a tutti. Ah, livello 12, mi toglie quella. Ah, completo di livello 15. Completo di livello 15. Incredibile. Allora, andiamo con questo. Diciamo che mi toglie i pantaloni, mi toglie questo. Vabbè, fa niente, teniamola. Più uno mi toglie la resistenza, la difesa. No, lasciamolo così. Allora, nell'acqua muore, un po' come Nico. Cosa fa, scusami, quando faccio così? Ah, si tira su. Bella sta cosa. Ah, così proprio. E beh, dobbiamo salire fino in cima, effettivamente. Ah, diciamo che la prima missione era proprio breve, la seconda poi hanno fatto tipo solo solo legato con un colpo, che figata. Alla barda al 13, Ce l'hai fatta ammazzarlo? Bravo. Oh, cosa succede? Ah, siamo arrivati da qua. Allora, amici miei, io tra pochissimo vi saluto, ma noi ci vediamo domani sera, amici miei, su Twitch, sempre qui, chiaramente, con Gran Turismo 7, raga? Riattacchiamo il volante, il mitico Gino 123, riattacchiamo la USB, il filo della corrente,
e andiamo di brutto a correre con Gran Turismo, fighissimo. No. Oh mio Dio, mi ha preso. Deve avere anche il tempo di curarsi, eh. Ah, che bravo. Tra te non me l'ha preso neanche uno. Ok, adesso l'ha preso. Cioè, fammi capire, ce ne sono tre. Ok, questo è l'altro. Sì, comunque davvero mi piace sto gioco, è bello tosto, sì. Sì, effettivamente è bello tosto, mi piace, mi piace. Siamo sulla barchetta. Ho filmato, credo che sia finito il capitolo. ビッケ船長だ。キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。孫の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おおよ。海賊が役人代わりとは、なんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある？ 海賊の冗談はつまんなくても笑うもんだぜ。 Questo è un boss. Ciao ragazzi, benvenuti, mitici. Stiamo facendo il boss, il secondo boss di Strange of Paradise, The Final Fantasy Origin. Io vi ricordo domani sera invece che andiamo in live ancora col mitico Gran Turismo 7, sempre, sempre e solo il mitico Gran Turismo 7, aia questo fa malissimo sto stronzo. Dai che ti ho fatto la cosa della la... Via via via. Cazzarola. La madoscola. Oscar. Oh, mi ha preso, oh, mi ha preso. Oh, mi ha preso. Oh, 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 oh. Ce l'abbiamo fatta sul pelo? Ho finito tutte le borracce? Di vita? Ho finito anche la vita? Sì, diciamo che non è che li lasciano un po' storditi. Ecco, sì, sì, sì. Bello, bello sta cosa. Vedi? Adesso.
Non degli elfi comuni, di quelli oscuri. Ciao ragazzi, benvenuti. カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか。伝説はいろいろだ。カオスと取引だと。ま、真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。 E abbiamo finito la missione, raga. Bam. Ok, perfetto. Il re degli elfi oscuri. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi facciamo l'evoluzione delle classi. Ce ne sono due qua, eh. Ok, diamo un attimo 5 punti. Ok, assegna. Qua credo di aver sbloccato tutto lo spadaccino, eh. Ok, questo c'è un punticello e possiamo sbloccare solo questo. Quindi abbiamo uno. Affinità con la classe riduce la vita dinamica. Andiamo con questa. Uno di questo? No, ma uno non ci facciamo la sega. Ci vogliono due punti. Ok. La tattica, vediamo un attimo se mi ha dato qualcosa di figo. Avrei anche un bastone al 13, eh. Poi vediamo uno scudo al 13, mi porta giù tutto. Questo non possiamo metterlo. Martello. Oh. Guanti a livello 18. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Pantaloni al 12 e un bel 17. A livello bastone c'è solo questo. Posso mettere la fascia o mi tira via il, esattamente, il martello del boso, del boso, del boso. Formazione missioni, poi due compagni per squadra a sostituire. Jack, Ash e Jack, quindi si può. Vabbè, Jack sono io. Ah, si può mettere lei, si può mettere. Cambia assetto, madonna raga. Comunque si può. Guanti, spezzalame, anche di spade. Che bello questo, la barda. C'è la guerra, guantoni, spadone, la barda, suggerimenti, vabbè, salva partita, ok, che penso che la salva, eh. Ok, allora amici miei, Marco Drums vi saluta. Marco Drums Games finisce questa live, ci vediamo domani sera, statevi bene, domani sera con Gran Turismo Sport, stasera siamo andati in onda e in live con Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, molto bello, un bel 7.5-8, dai, ci sta un bel gameplay, una bella storia, graficamente si poteva fare un po' di più, però diciamo che dai, non lamentiamoci sempre, comunque fatto bene, la storia ci sta, c'è, e ha fatto un bel lavoro a quel Tecmo.
Tetsuya Nomura. Va bene, mi raccomando di iscrivervi al mio canale Twitch adesso che ho preso l'affiliazione, se volete fare un bel abbonamento. Ho fatto anche tutte le emote con carine e vi ringrazio un sacco. Ci vediamo domani sera con Logitech G29, Gran Turismo 7 e un bel po' di divertimento con le macchine. Ciao a tutti, buonanotte amici miei, e mi raccomando di iscrivervi anche al mio canale YouTube e attivate la campanellina sia su YouTube che su Twitch. Su YouTube potete commentare, mettere un mi piace, su Twitch potete solo commentare e attivare la campanellina. E Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch sono i social dove io posto tutte le foto, tutte le notizie sui giochi e la programmazione giornaliera settimanale dei giochi che porto in live. Ciao amici miei, siete fortissimi, grazie mille, ci vediamo domani. Ciao mitici.